Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questa iniziativa che rappresenta lo specifico contributo che l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri offre in occasione della Giornata della Memoria all'interno di una serie di contributi delle varie associazioni che sono ospitate alla Casa della Memoria di Milano. Noi abbiamo ritenuto di presentare una sezione monografica di un numero della nostra rivista Italia Contemporanea, il numero 296, che ha una sezione monografica il cui titolo è Memoria pubblica e calendario civile in Italia, curata da Filippo Focardi. Oramai la data del 27 gennaio rappresenta una delle punte di massimo impegno di tutti gli istituti storici della Resistenza dell'età contemporanea, come chiaramente emerso da un seminario di riflessione sulle leggi memoriali e l'approccio didattico e scientifico degli istituti che come Istituto Parri abbiamo tenuto a Milano presso la Fondazione Memoria della Deportazione il 19 aprile 2019. In quell'occasione Elisabetta Ruffini, direttrice dell'Istituto di Bergamo, presentò dei dati in base a un sondaggio tra gli istituti, incompleto ma comunque significativo, da cui emerse chiaramente che la maggior parte delle iniziative degli istituti riguarda la giornata della memoria. Il numero di iniziative che gli istituti pongono in essere in questa occasione sovrasta di molto iniziative di altre occasioni, anche occasioni che si potrebbe pensare per istituti che si chiamano ancora istituti della Resistenza, anche se spesso hanno aggiunte dell'età contemporanea dopo, potrebbero essere più istituzionali come quella del 25 aprile. Ciò significa anche che dalle scuole c'è su questo tema una forte richiesta di interventi da parte dei nostri istituti. Come allora abbiamo pensato quest'anno di ricordare la giornata della memoria? Con una serie di contributi che riportano appunto i contributi tenuti allora e che rielaborati sono poi entrati a far parte di questo numero monografico. Non sono solo contributi sulla giornata della memoria, sulla giornata della memoria, anzi il contributo è uno, è quello di Guri Schwarz. E poi abbiamo però contributi di Tullia Catalan sulla giornata del ricordo, di Carlo Greppi sul 25 aprile e di Maurizio Ridolfi sul 2 di giugno. Ma il fatto è che a 20 anni dalla promulgazione della legge 211 del 20 giugno del 2000, che istituiva la giornata della memoria, emergono criticità che credo necessitino riflessioni e approfondimenti. Certo, a partire in primo luogo dalla definizione per legge di quello che si deve ricordare e commemorare. La legge parla dello sterminio del popolo ebraico, delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani deportati e militari e politici deportati nei campi nazisti. Ma tralascia, ad esempio, di parlare di Rom, Sinti, omosessuali, testimoni di Geova, tutte categorie che hanno subito persecuzione e in misura più o meno elevata sterminio. Questo dimostra quali sono i problemi che si pongono quando le politiche della memoria assumono tramite iniziative di legge una dimensione istituzionale. Quando cioè una legge pretende di normare quello del passato che va ricordato o che deve essere ricordato.
intervenendo in modo diretto nella ricostruzione del passato storico più o meno recente. Quello che un tempo si definiva uso pubblico della storia oggi assume la veste di politiche della memoria che si vogliono condivise, ma in realtà sono imposte in nome di un presunto universalismo dei diritti umani da agende politiche che sono spesso particolarmente divisive, per usare un termine che negli ultimi giorni abbiamo sentito ripetuto molto in relazione alla nomina del Presidente della Repubblica. In realtà, memoria pubblica e calendario civile sono questioni e sono tematiche molto complesse, la cui complessità, soprattutto noi che siamo storici, dobbiamo analizzare e dobbiamo interpretare. A partire da quella che definirei una bulimia del ricordo e una sua frammentazione. Ogni gruppo sociale o politico rivendica il diritto a un proprio ricordo che poi pretende venga inserito in un calendario civile condiviso solo perché è deciso da una legge. Filippo Focardi, nella sua introduzione, ricorda come siano 10 le ricorrenze, i giorni di ricordi specifici che il nostro calendario civile riporta, e da allora se n'è aggiunta una undicesima perché il 31 ottobre è stata deliberata una giornata nazionale Giovani e Memoria. E allora questo io credo che ponga seri problemi di metodo, seri problemi di critica, seri problemi di analisi, seri problemi anche al di là di quello che è la ripetitività che determinate circostanze, determinate giornate comportano seri problemi di discussione di quello che vuol dire oggi una memoria pubblica e di quello che può essere il ruolo degli storici, degli istituti storici, delle riviste di storia in questa memoria pubblica. È il caso di ricordare che gli istituti storici della Resistenza non sono né devono essere dei militanti della memoria, come legittimamente possono rivendicare di essere altre agenzie formative, ad esempio Lucei e Yad Vashem, per quanto riguarda la giornata della memoria. Il nostro contributo non può che essere sviluppato sul terreno di una riflessione scientifica che fondi la ricerca e la didattica e la commemorazione su solide basi di conoscenza storica e consapevolezza critica. Ma quando facciamo questo, siamo anche esposti a volte ad attacchi da parte della politica che scambia la nostra riflessione critica per negazionismo, per riduzionismo. Penso alle vicende del confine orientale e agli attacchi ripetuti che un istituto come l'Istituto di Trieste, che ha avuto un contributo, che ha dato un contributo importante di conoscenza della tematica delle foibe, ha dovuto ricevere negli ultimi anni da parte della regione e di altri enti locali della Venezia Giulia. Quindi tutto questo è il complesso nodo di tematiche che sta dietro che stava dietro al seminario, sta dietro a questo volume di Italia Contemporanea, e che vorremmo discutere qui oggi con voi. Do quindi subito la parola ad Alessio Gagliardi, che è il coordinatore della direzione collegiale di Italia Contemporanea, perché svolga il suo intervento. Grazie, io saluto tutti e ringrazio Paolo Pezzino e l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri per aver voluto coinvolgere Italia Contemporanea, che sta attraversando una fase di grande cambiamento in un'iniziativa di questo genere,
di questa importanza. E io credo che la chiave che è stata scelta, appunto utilizzando la forma della presentazione di questa sezione monografica della rivista, la chiave di tenere insieme il discorso sul giorno della memoria, il discorso sul calendario civile, sia una chiave particolarmente utile per approfondire quella riflessione che appunto, come ha ricordato adesso Paolo Pezzino, è quanto mai necessaria. Perché il tema del calendario civile ci ricorda che ogni data memoriale si inserisce in un insieme di date che almeno in parte acquistano significato anche attraverso le loro relazioni. E penso al modo in cui, ad esempio, negli ultimi anni si sono inserite con forza nel nostro calendario civile prima il giorno della memoria, il 27 gennaio, e poi il giorno del ricordo, il 10 febbraio, che sia per la vicinanza ovviamente di calendario, sia per le evidenti strumentalizzazioni politiche a cui sono stati sottoposti, hanno finito in qualche modo con il riverberarsi, con il trasmettersi reciprocamente un significato l'una con l'altra. Quindi appunto il calendario civile come insieme di date, ciascuna delle quali ha una storia, ciascuna delle quali ha un significato, ma che vanno lette, vanno pensate anche all'interno di questo insieme di date selezionate. In questo numero della rivista è stato ricordato, ci sono quattro date, che sono date strettamente legate, perché insistono intorno a uno stesso nodo storico, storiografico, il nodo della resistenza, Seconda Guerra Mondiale, fine del fascismo, che rimandano in qualche modo eventi accaduti nell'arco di poco più di due anni. Sono date ovviamente particolarmente rilevanti per la storia della nostra Repubblica, per la storia della nostra società, date centrali nel nostro calendario civile, oltre che date di grande rilevanza per la storia e per lo statuto culturale dell'Istituto Nazionale Parri e della rivista Italia Contemporanea. E il calendario civile naturalmente non si, come è stato ricordato, non si esaurisce qui, lo ha ricordato Paolo Pezzino, lo sottolinea chiaramente Filippo Focardi nell'introduzione al numero. Però queste date nella loro rilevanza, appunto, pur non esaurendo la complessità del calendario civile, ci consentono di ragionare su di esso, e devo dire che i quattro articoli che la rivista presenta svolgono tutti, a partire appunto dalla propria data del calendario, svolgono tutti questa funzione critica e problematica. Ci consentono di avviare una riflessione non solo sullo specifico appunto affrontato da ciascun autore, ma sul tema complessivo del calendario civile e delle nostre politiche memoriali. Poi sarà interessante magari proseguire questo lavoro, e qui rilancio, diciamo, a Filippo Focardi e a tutto l'Istituto Parri la possibilità di andare avanti approfondendo e compiendo questo lavoro di scavo e di interrogazione critica anche sugli altri momenti del nostro calendario civile o sulle date mancanti nel nostro calendario civile. Però, come dicevo, queste quattro date e i quattro contributi ci consentono intanto di porci alcune domande. Allora, io vorrei rubare il minor tempo possibile ai presentatori e vorrei limitarmi soltanto ad illustrare, a toccare alcune questioni che secondo me sono di grande rilevanza, questioni che escono fuori comunque dalla lettura incrociata di questi contributi e dall'incrocio appunto di queste date, perché questi articoli pongono nell'insieme diverse domande e pongono la necessità appunto di interrogarsi sulle singole date, sul calendario civile, di interrogarsi sul cosa si ricorda, ma anche sul chi e sul come. E mi sembra che questi siano aspetti di grande rilevanza. Che cosa si ricorda? Cosa ci dice appunto una riflessione critica su questi momenti del nostro calendario civile? Innanzitutto ci ricorda che ogni calendario civile incarna una parzialità. Questo penso che sia un dato che dobbiamo tenere presente. Una parzialità per due motivi: perché ogni calendario civile è il frutto di una selezione tra le molte date possibili, e appunto
molte sono le date che fanno parte istituzionalmente, che sono state istituzionalizzate dal calendario civile, ma molte altre sono date che in qualche modo fanno parte del riferimento di singole componenti di comunità, di subculture politiche. Ma la parzialità sta anche nel fatto che nel nostro calendario civile si assume generalmente un punto di vista che è quello della vittima, anche questo è un aspetto che emerge con molta chiarezza dai diversi contributi e soprattutto dalle date, che qui si stanno costruendo. L'assenza del riferimento alle responsabilità o in qualche modo la sottovalutazione del tema delle colpe, delle responsabilità è particolarmente evidente nel modo in cui sono state costruite, ad esempio, il giorno della memoria e il giorno del ricordo, attivando poi naturalmente tutta una serie di modalità di strumentalizzazione dell'uso di queste date. Ma parzialità deriva anche dal fatto che il calendario civile non è statico, evolve nel tempo e andrebbe quindi di volta in volta studiato nella sua complessità ed evoluzione, come a seconda delle diverse congiunture si inseriscono nuove date, ne escono delle altre, come cambi i rapporti anche, come cambiano i rapporti e le gerarchie tra le diverse date. Pensiamo a come è cambiato nel nostro calendario civile il ruolo assunto ad esempio dal 25 aprile. Ma appunto interrogarsi sulle politiche della memoria, sul ruolo del calendario civile significa interrogarsi non solo sul cosa si ricorda, ma anche sul chi, e anche questo mi sembra un grande nodo problematico. Chi decide cosa ricordare? Chi costruisce il calendario civile e chi costruisce la pratica memoriale con cui poi nelle diverse giornate, nei diversi momenti di ricordo vive concretamente il calendario civile. Allora, qui questo è un altro punto che insomma gli autori coinvolti hanno fatto emergere con grande chiarezza e su cui appunto la storiografia, la riflessione sulla memoria forse deve ancora compiere qualche passo ulteriore sul piano soprattutto della ricerca. Il chi, le istituzioni sicuramente e le forze politiche nella loro dialettica che è fatta di contrapposizioni ma anche di a volte sorprendenti contiguità, ma anche e soprattutto forse i due attori maggiormente coinvolti nelle politiche della memoria e soprattutto di alcuni momenti di celebrazione del calendario civile, cioè mass media e la scuola. Due attori la cui azione memoriale tende sempre di più in qualche modo ad intrecciarsi. Lo ricorda tra gli altri Gurish Vars nel suo contributo quanto il modo in cui la scuola nelle sue diverse iniziative extracurricolari propone e vive e fa vivere ad esempio il giorno della memoria sia fortemente condizionato dal racconto e dalla rappresentazione del giorno della memoria che viene veicolata dai mass media. E al tempo stesso quanto determinate iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche poi trovano nei media un momento di riverberazione, di amplificazione, appunto pensiamo all'esperienza di alcuni viaggi della memoria. E poi infine la questione del come, appunto, che non è irrilevante. Ragionare sul calendario civile non si limita appunto a capire cosa si ricorda e chi ricorda, ma anche le modalità con cui viene articolato il ricordo, con cui viene appunto sviluppata la scelta del ricordo. E qui mi sembra emergano diversi nodi problematici di grande interesse e che ancora una volta dovrebbero forse interrogarci maggiormente in quanto storici, in quanto comunque figure attive nell'ambito delle politiche della memoria. C'è un rapporto tra legge e attuazione, ovvero tra gli intenti, le intenzioni del legislatore, le intenzioni dei promotori e le concrete pratiche commemorative, che è un rapporto problematico spesso, non di diretta e meccanica attuazione. C'è un rapporto tra l'evento, il passato da ricordare e la data scelta, che spesso è, come dire, un rapporto a sua volta estremamente problematico. Sappiamo appunto
La scelta del 27 gennaio per il giorno della memoria è una scelta tutt'altro che naturale. Le indicazioni originali dei promotori propendevano per altre soluzioni, per il 16 ottobre, la deportazione dell'ex ghetto di Roma. Sappiamo anche quanto sia stata e sia tuttora controversa la scelta del 10 febbraio per il giorno del ricordo, ma anche le polemiche intorno alla scelta del 9 maggio, giorno delle vittime del terrorismo, quando una parte di opinione pubblica e di sistema dell'informazione proponeva invece il 12 dicembre, strage di Piazza Fontana, come data simbolo appunto da affiancare a quell'evento appunto memoriale. E poi la questione del rito, come si organizzano le giornate, che è il come propriamente detto. Ogni data, ogni momento del ricordo dovrebbe in qualche modo essere riconoscibile non solo nel suo rimando storico, non solo nella sua identificazione come data segnata su un calendario, ma anche per un suo svolgimento concreto. Allora, qui noi osserviamo una stratificazione di date che si sono andate aggiungendo nel nostro calendario civile, con date appunto molto più strutturate, come ad esempio quella del 2 giugno, che si concretizza in una manifestazione pubblica, in una ritualità che ha assunto ormai, diciamo così, una sua piena riconoscibilità dal punto di vista istituzionale, la parata su Viale dei Fori Imperiali a Roma, appunto la mattina del 2 giugno, in parte, anche se è un evento meno istituzionalmente connotato, il corteo milanese del 25 aprile. Ma il giorno della memoria, il giorno del ricordo, per rimanere alle date appunto analizzate qui nel numero d'Italia contemporanea, sono ancora date mancanti di una ritualità e quindi di un chiaro momento di attuazione e di partecipazione condivisa. Che senso ha e quanto può funzionare un calendario civile che non diventi anche costruzione di momenti di ritualità a cui si può partecipare? È un'altra domanda che mi sembra traspaia da diversi dei contributi ospitati dalla rivista. Insomma, i nodi, ecco, che emergono sono moltissimi e sono nodi di grandi ricchezze, perché appunto, come ricordava Paolo Pezzino nel suo intervento, l'occhio vigile deve essere sempre ben presente. La riflessione sul calendario civile, anche sulle aporie, sulle insufficienze delle nostre politiche memoriali, continuare ad essere un oggetto di discussione e di riflessione. E appunto questi elementi di interrogazione, di problematicità, costituiscono una parte integrante del contributo che lo storico può dare alla costruzione fattiva delle nostre politiche della memoria. Io mi fermerei qui, volevo appunto limitarmi a elencare una serie di punti e di spunti per la discussione. Vi ringrazio ancora per l'occasione e per la discussione sicuramente ricchissima che verrà. Grazie, grazie Alessio. Ha già messo sul tavolo numerosi punti, ma naturalmente i nostri presentatori potranno metterne altri o decidere di muoversi in altre direzioni. Do la parola a Guido Krains dell'Università di Teramo. Già dell'Università di Teramo, l'età è quella che Già sai, dell'Università. Paolo. No, Vabbè, l'introduzione è dai, toccata. No, lo sottolineare sai. che siamo, abbiamo una certa età. L'introduzione di Focardi a questo numero monografico prende avvio dalle molte giornate della memoria, inquadra in modo molto generale il problema, aiuta a leggere anche differenti saggi, e questo semplifica molto il nostro compito. Io vi seguirò nell'ordine in cui sono proposti, soffermandomi un po' di più su quello di Valeria Catalan sull'Istria. Inizio da quello di Guris Varz sul 27 gennaio, alcune cose le ha già dette Paolo Pezzino in generale. Ecco, si può certo criticare il paradigma vittimario, come qualcuno l'ha chiamato, a patto però di ricordare bene, come Schwarz fa, che l'assunzione delle vittime della Shoah nella memoria collettiva è stata molto tardiva. Ricordiamo in molti, non solo chi ha la mia età o quella di Paolo,
il clima e i fermenti che hanno portato a quella giornata, una vera e importante innovazione, una vera irruzione di storia, oltre che di memoria, non cambierei quel giudizio. Schwarz osserva criticamente che quella giornata manca di un rito collettivo e di uno spazio scenico, sono osservazioni riprese anche da Gagliardi, e aggiunge: lo Stato dice più o meno confusamente cosa si deve ricordare, ma non prescrive come ciò debba avvenire né quali debbano essere i soggetti coinvolti nelle commemorazioni o i loro ruoli. D'accordo, ma siamo proprio sicuri che sia un male? Io non lo sono, francamente. E sottolineerei piuttosto, come è stato anche già fatto da Paolo e da altri, insomma, le molte iniziative che, dal basso, che sono cresciute, ad esempio, nelle scuole, dove ci sono insegnanti preparati e appassionati, capaci di guidare il passaggio dalla memoria alla storia, che è il nodo centrale. Sottolineerei poi l'importanza delle pietre d'inciampo, qui citate solo di sfuggita, e mi ha un po' stupito, perché sono, a mio avviso, sono in realtà un'iniziativa straordinaria che traccia una vera e propria mappa europea della memoria, su 80.000 pietre in Europa, e dà una reale capacità di coinvolgimento delle famiglie e dei giovani. È un momento importante anche nel richiamare l'attenzione su molti aspetti cui quella giornata è dedicata, quindi compresa la deportazione politica, l'internamento dei militari e così via. Questa dimensione ampia è la prima scoperta, diciamo così, in molti casi, che viene fatta da chi si avvicina dall'esterno, cioè non da una conoscenza precedente, ampia, insomma, all'argomento. Io francamente vivo l'esperienza di Roma dall'inizio e ogni anno, anche quest'anno, insomma, assisto a momenti veramente intensi, con coinvolgimenti reali giovani in molti casi, senza dimenticare e senza dimenticare mai cosa questo significhi per le famiglie, e già questo, a mio avviso, basterebbe. Seguendo appunto l'ordine di pubblicazione, passerei poi al saggio di Valeria Catalan sull'Istria, che giustamente prende avvio dalla lunga rimozione, cioè dal tardivo riconoscimento di quella tragedia lasciata a lungo e molto colpevolmente alla propaganda della destra. Anche questo non lo possiamo dimenticare. Nel momento in cui fu approvata la legge istitutiva di quella giornata, con tutti i suoi limiti, fu estremamente importante l'impegno anche nella didattica, ma non solo della didattica, dell'Istituto Nazionale. Sulla spinta dell'Istituto di Trieste, se non ricordo male, fu anche un'ottima iniziativa, un seminario nazionale dedicato all'aggiornamento degli insegnanti su questo tema. Penso anche ai molti istituti associati che hanno fatto un ottimo lavoro. Già il 10 febbraio del 2005, vorrei ricordare solo questo, insomma, il 10 febbraio del 2005, l'Istituto di Torino era fra i promotori dell'iniziativa nazionale per la prima celebrazione della giornata del ricordo. E credo che sia stato davvero importante. Fra i relatori ricordo Pupo, Anna Maria Vinci e altri ancora, fu presentato il primo libro di Miletto. Fra i promotori vi erano le associazioni, l'Istituto di Torino e anche la Regione Piemonte, assessore alla cultura allora Gianni Oliva, che sull'argomento, come sapete, ha studiato. E anche altre amministrazioni di sinistra hanno avuto un ruolo significativo, non molte, perché altre sono state più ondivaghe, prima silenti e poi subalterne rispetto alla gestione della giornata da parte delle associazioni degli esuli. Come credo si capisca, sono fra quelli che credono che il giorno del ricordo abbia avuto un ruolo sostanzialmente positivo, naturalmente nello scontro con quelle posizioni di destra che se lì erano state assolutamente incontrastate. Scontando le inevitabili ombre, per dirla con Pupo, condivido tutto quello che ho scritto sull'argomento, che era derivate appunto anche dal lungo e colpevole silenzio della sinistra. Ecco perché c'è un dato da non dimenticare mai. È difficile dialogare con chi ha sofferto se non si riconosce in primo luogo il suo dolore, senza se e senza ma, poi viene il resto. Ecco, la contrapposizione fra giorno del ricordo e giorno della memoria, evocata nel saggio, evocata anche qui, era esplicitamente presente nei promotori di quella legge. A me non sembra che questo aspetto sia stato molto diffuso. Mi sembra che questo aspetto sia rimasto limitato ai rappresentanti più oltranzisti delle associazioni. Non fa parte del vissuto della stragrande maggioranza degli esuli e delle loro famiglie. Non era questo, ad esempio, lo spirito di Lucio Totto, allora presidente dell'Associazione per il Friuli Venezia Giulia, che ebbe un ruolo importante anche nella giornata della conciliazione con Napolitano del 2010. Indubbiamente c'è una cosa terribilmente ragione, purtroppo, la Catalana. Negli ultimi anni abbiamo visto un progressivo peggioramento di cui è difficile cogliere per intero le ragioni. Perlomeno io non riesco a capirlo. Forse vi è stata anche una diminuzione del nostro impegno, una maggiore attivizzazione della destra. Francamente non sono in grado di dare una risposta. E certamente però 10 febbraio del 2020
su cui insiste, insomma, giustamente la Català, fu il culmine di una deriva. Vorrei ricordarlo brevemente: la seconda carica dello Stato, nel discorso ufficiale al Senato, parlò di orrendo genocidio. Gaspari a Basovizza, rappresentando la seconda carica dello Stato, disse le stesse cose, con una, e nella retorica fasulla del suo discorso riuscì a storpiare il nome di una strage simbolo, quella di Vergarol. La Meloni in quell'occasione riuscì a far di peggio. Mise sul suo sito, anche il discorso di Gaspari era nel suo sito, non so se sei sicura. La Meloni mise sul suo sito una targa, la sua foto, con una targa in memoria di Norma Cossetto, la ragazza violentata e uccisa ai primi di ottobre del 43, ma con un errore, poverina, poverina la Meloni naturalmente, spostò la data dall'ottobre al maggio del 43, quando, cioè, questo è nella targa, quando quella zona non era controllata dalla resistenza jugoslava. Al di là di questo, che fa capire quanto la destra sia strumentale nel misurarsi con questa giornata, sono eloquenti gli esempi che la Catalan fa delle celebrazioni a Trieste. Anche altrove quel clima si è sentito, ci sono state crescenti pressioni delle associazioni per condizionare le stesse iniziative delle scuole, ne abbiamo avuto esperienza in molti, io ne ho avute diverse. L'anno scorso si è fatto sentire positivamente, invece anche nelle celebrazioni ufficiali, l'effetto della iniziativa di Mattarella e Baruch Pacor a Basovizza, mai abbastanza lodata. È un caso in cui le istituzioni hanno superato la società civile, come disse allora e scrisse Raoul Pupo. Io credo che andrebbe molto valorizzato anche il primo frutto di quell'iniziativa, cioè la decisione slovena di indicare Nova Gorica e Gorizia città europea della cultura. La città simbolo della divisione diventa simbolo del futuro europeo. Perché sullo sfondo del modo con cui dobbiamo promuovere il confronto di memorie, è proprio l'Europa. Di un atto di riconciliazione fra Italia e Slovenia parlò per la prima volta Romano Prodi a Gorizia nel 2004, il 1 maggio del 2004. Allora Prodi era presidente della Commissione europea e prima in quel giorno la Slovenia entrava in Europa. Indubbiamente anche sul piano storiografico, il più ampio contesto in cui si inseriscono i drammi del nostro confine orientale, come dice la legge, aiuterebbe molto a ridimensionare le deformazioni peggiori. Più ampio contesto europeo, ricordato bene anche qui dalla Catalan, con l'espulsione dei tedeschi da Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, dalla stessa Jugoslavia, in questo caso con decreto, e altro ancora. Ma contesto più ampio nella stessa Jugoslavia nord-occidentale. L'ultimo, bellissimo libro di Pupo, lo racconta e ci riflette in modo esemplare. Negli stessi giorni in cui vengono uccisi 4-5 mila italiani, vengono uccisi 60, almeno 60 mila ustascia e civili croati, almeno 10-15 mila domobranzi e civili sloveni. Beh, è difficile parlare di pulizia etnica nei confronti degli italiani, anche se su questo aspetto rimanderei alle osservazioni molto problematiche e belle di Pupo. E al tempo stesso, però, se questo è il quadro, è difficile anche negare la logica feroce della resistenza jugoslava e della Jugoslavia di Tito all'indomani della guerra, che appare inaccettabile. Ogni giustificazione di quelle uccisioni e ogni reticenza su quello che era la logica esplicita e dichiarata della resistenza jugoslava diretta da Tito. Considerare i nemici del popolo tutti coloro, anche antifascisti, è scritto espressamente nel documento sloveno, nemici del popolo tutti coloro, anche antifascisti, che non accettavano la direzione jugoslava e quindi anche l'annessione della Venezia Giulia. Alcuni pessimi programmi televisivi mandati in onda nel febbraio del 20 davano larghissimo spazio alle scoperte recenti di foibe, omettendo di dire che non riguardavano italiani, erano appunto quelle che riguardavano serbi, croati, sloveni, domobranzi e ustascia. E omettendo di dire che nelle guerre jugoslave degli anni 90 quelle uccisioni furono usate per alimentare gli odi fedeli e si scopersero molte foibe in quegli anni 90 jugoslavi. Sarebbe stato bene dirlo in quei programmi, magari per ricordare anche a noi gli effetti tragici di un uso strumentale di drammi veri. Io passerei poi al saggio di Carlo Greppi sul 25 aprile, che giustamente inizia ricordando la recente offensiva salviniana contro la resistenza, ridotta in modo grottesco, insomma, neanche commentabile, insomma, a derby fra fascisti e comunisti. Io vorrei solo aggiungere che in questa discussione, in questa sede, insomma, del Nazionale della Resistenza, che posizioni come quelle di Salvini forse avrebbero avuto meno spazio se in questi anni avessimo dato maggior rilievo al carattere europeo della Resistenza, nelle sue diverse articolazioni.
Una resistenza che inizia già nell'autunno del 39, con la protesta degli studenti di Praga contro l'occupazione nazista, stroncata in modo feroce il 17 novembre. Il 17 novembre di 30 anni dopo, quasi, il 17 novembre del 68, gli studenti di Praga tenteranno l'ultima mobilitazione contro un'altra occupazione, quella sovietica. E nel 1989, ancora il 17 novembre, si svolgerà la manifestazione degli studenti di Praga che avvierà l'ultima spallata al regime, a proposito appunto di calendari civili. Certo, in Italia hanno pesato molto le differenti fasi delle celebrazioni, rinvio qui al testo di Greco, sottolineando semplicemente in modo particolare l'importanza degli anni 70, l'importanza positiva degli anni 70, nella riflessione storiografica, con il superamento di visioni datate e l'apertura di nuovi orizzonti, anche in questo l'Istituto Nazionale vanta molti meriti, e negli stessi media. Alcuni prodotti televisivi degli anni 70 sono di rara profondità storiografica. Li riscoprimmo quasi con sorpresa, assieme a Nicola Gallerano, in una ricerca su questi temi. Vi sono poi gli anni successivi, naturalmente, viene considerata nel saggio di Greppi anche la svolta di Fiuggi di Fini. Io capisco bene tutte le osservazioni e tutte le riserve volte a ridimensionarla, ma non riesco, appunto, per le ragioni di età prima ricordate, non riesco a dimenticare che erano state fino ad allora o quasi molte sedi del movimento sociale italiano. Non riesco a dimenticare, avendola vista da lontano con molta preoccupazione, la manifestazione nazionale del MIS a Roma nell'ottobre del 92, non del 72, del 92, ufficialmente a sostegno di Mani Pulite, ma convocata ad ottobre a ridosso del 70° anniversario della Marcia su Roma, e interamente dedicata alla Marcia su Roma, con l'aggiunta di svastiche, igni a Hitler e quant'altro. Una manifestazione che faceva letteralmente paura. 92. Ecco, ricordando quel clima, devo dire che mi convince ancora il giudizio nettamente positivo sulla svolta di Fiuggi di un grande vecchio come Vittorio Foa, che demolì da par suo, anche con la sua ironia, le mie iniziali e molto ideologiche riserve. Rimarrei convinto da quelle argomentazioni di Vittorio Foa. Il saggio di Greppi cita anche il libro recente di Gad Lerner e Laura Gnocchi, Noi partigiani, testimonianze molto ricche, ma forse, come mi sembra lo stesso Greppi suggerisca, andavano non solo proposte, ma anche interrogate nella loro soggettività. Sandro Cortelli ci ha insegnato da tempo a cercare la verità storica anche nelle testimonianze meno aderenti ai fatti, diciamo così. L'era del testimone dovrebbe enfatizzare e non deprimere l'era dello storico. E comunque ben vengano lavori che sanno proporre anche ai media e anche in questa forma quel vissuto e quel clima. L'insieme dei saggi che consideriamo è concluso da quello di Maurizio Ridolfi sul 2 giugno. E qui me la cavo con poco, perché è un saggio esemplare per più versi. In primo luogo perché dà conto non solo delle sue ricerche di lungo periodo, ma anche di un progetto e di un prodotto collettivo molto corposo e denso, punto di riferimento assolutamente ineludibile su questo tema. Ineludibile soprattutto se ci si vuole misurare su questo argomento, come Ridolfi suggerisce, utilizzando tutti gli strumenti possibili: cinema, letteratura, canzoni, cinema e materiali più vari, audiovisivi e digitali, insomma. Anni fa, all'università in cui insegnavo, ho costruito un archivio audiovisivo della memoria abruzzese basato sui film di famiglia, quelli in 8 e Super 8, ed è una delle cose di cui sono più orgoglioso. Il saggio di Ridolfi analizza anche le differenti fasi della Repubblica e valorizza come è giusto il settennato di Carlo Azeglio Ciampi, non unanimemente apprezzato allora proprio su questo punto, criticato da destra, per dir così, da chi riproponeva il discorso sull'8 settembre come morte della patria, lo fece allora Galli della Loggia, e da sinistra, soprattutto a proposito di El Alamein. E confesso che alcune osservazioni scritte allora di critica mi convincevano. Se ne può discutere, naturalmente, ma è difficile negare che anche grazie al suo settennato, soprattutto grazie al suo settennato, direi, e alla sua continuazione da parte di Napolitano, le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia hanno avuto una partecipazione e un'adesione che era molto difficile prevedere pochi anni prima. E il diario di Ciampi, pubblicato da Umberto Gentiloni e giustamente ricordato da Ridolfi, ci fa toccare davvero con mano la consapevolezza e la densità di quel percorso. Ho lasciato per implicito, naturalmente, e credo si capisse, il giudizio
largamente positivo che secondo me va dato a questo dossier di Italia contemporanea. Grazie, grazie Guido per questa presentazione così ricca di spunti, di cui soprattutto apprezzo il vedere le cose non bianche o nere, ma anche grigie, nel senso che rispetto alle litanie che spesso sentiamo sulla ripetitività di queste giornate, la tua ricostruzione dimostra che insomma in realtà un ruolo importante l'hanno avuto. Anch'io ogni anno rimango colpito dalla ricchezza di iniziative che mi arrivano sul computer. Il problema è che forse è una ricchezza troppo ricca, cioè molte si perdono, non si riescono a valorizzare. Mi chiedo quindi se non fosse possibile poterle diluire nel corso dell'anno per dare più attenzione a tutte quante. Ma comunque, insomma, mi pare che il giudizio che tu poni su queste date sia un giudizio tutto sommato positivo. Condivido in particolare anch'io il giudizio positivo sul giorno del ricordo, nonostante le strumentalizzazioni della destra. Do ora la parola a Valeria Gallini dell'Università di Firenze. Grazie. Grazie. Appunto, si discute molto di calendario civile e credo sia molto importante aver scelto questa prospettiva, no? Come iniziativa dell'Istituto Parri, cioè di valorizzare e discutere un dossier importante della rivista, appunto collegata all'Istituto Italia Contemporanea, e di mettere insieme appunto alcune date del calendario civile e quindi sottolineare la loro interazione, anche la loro conflittualità in un insieme, mettere appunto insieme come tappe di un unico percorso. A me ha fatto, io ho già avuto occasione per un'iniziativa precedente organizzata all'Istoreto da Alberto Cavaglioni di discutere con Guri Schwarz del suo contributo, e quindi mi fa piacere però avere l'occasione di mettere a confronto questi quattro contributi che appunto riproducono gli interventi a un seminario che non avevo avuto modo di seguire e che sono d'accordo con Alessio Gagliardi per la loro ricchezza, per gli elementi di novità, di originalità, sarebbe, diciamo, offrono. Possono rappresentare l'inizio di una riflessione che l'istituto, la rivista farebbe bene a portare avanti, no? Mi volevo sottolineare appunto due aspetti che anche Filippo Focardi sottolinea nella sua introduzione, che come ha detto Guido Crainz è un'introduzione che guida, no? Diciamo, la lettura di tutto il dossier. Quello che si nota quindi nel calendario, nel caso italiano, la rielaborazione, la trasformazione della memoria pubblica su un determinato evento avviene in stretta interconnessione con altre date del calendario civile. Quindi, quindi noi abbiamo il giorno della memoria, il giorno del ricordo, il 25 aprile e il 2 giugno. Il primo aspetto, quindi la prima domanda che può essere, diciamo, posta ai presenti è quello in che, è questa: in che modo appunto la grande ed è quello che si chiede Focardi nell'introduzione, no? In che modo la grande cesura che si è prodotta all'inizio degli anni 90 porta in Italia a una rinegoziazione della memoria pubblica. Secondo Focardi, il caso italiano è, qui cito, come quello più diciamo, può essere considerato come quello più simile tra i paesi dell'Europa occidentale alle dinamiche di trasformazione prodottesi a est, nei paesi un tempo al di là della cortina di ferro. È un passaggio importante che apre, secondo me, una serie di riflessioni. Noi vediamo appunto la critica alla resistenza, il superamento dell'antifascismo, la richiesta di pacificazione e parificazione tra fascisti e antifascisti, il tentativo, perché del 25 aprile, diciamo,
Noi abbiamo, anche grazie al contributo di Carlo Greppi, una storia lunga, no? Un'analisi lunga, ma vediamo anche dei tentativi di soppressione del 25 aprile e il confronto appunto delle responsabilità fasciste nelle persecuzioni antiebraiche. Un'altra domanda che emerge è come si inserisce al suo interno la riflessione della Shoah dopo la promulgazione della legge che istituisce il giorno della memoria. Cioè, un aspetto correlato è come il 27 gennaio funzioni da modello per le iniziative prese nel decennio successivo, appunto relative alle politiche della memoria istituzionali elaborate in Parlamento. Uno degli apporti più interessanti, a mio avviso, del contributo di Schwarz è quello di, gliel'ho già detto e glielo ripeto, è quello di sottrarsi appunto al sottolineare la concorrenza, l'idea della concorrenza fra le memorie. Di questo, della concorrenza fra memorie, si parla molto e si è parlato molto anche in una fase della storiografia internazionale, no? La concorrenza della memoria, la concorrenza delle vittime, eccetera. Invece Guri Schwarz ci porta a insistere su processi di interazione, funzione multidirezionale della memoria stessa, no? Riprendendo Rothberg. E quindi anche qui ci sono degli spunti metodologici che meriterebbero di essere discussi e messi in circolazione. Appunto, come ho già sottolineato, che tutti i contributi non si limitano a discutere le trasformazioni della memoria, il giorno della memoria, ma entrano proprio, portano dei nuovi elementi di conoscenza, a partire ad esempio dal contributo di Schwarz, perché di molto si è parlato in questi ultimi periodi, e non è un caso che Paolo Pezzino abbia richiamato che moltissime iniziative pubbliche sono fatte anche da parte della rete degli istituti sul giorno della memoria, in comparazione con gli altri giorni, e quindi la riflessione che c'è diciamo sul giorno della memoria, fino anche a delle critiche anche molto molto forti, ad esempio l'idea del fallimento, no? di queste politiche, di queste attività, mi riferisco soprattutto alla riflessione di Valentina Pisanti sui guardiani della memoria, ci porta, diciamo, questo contributo invece ci dà degli elementi di novità, perché ci prova a analizzare, a ricostruire come ha funzionato il giorno della memoria. E sintetizzo rapidamente, secondo me, gli aspetti più interessanti di questo contributo, che aprono, no, delle riflessioni e anche delle piste di ricerca che dovrebbero essere riprese, che sono appunto, ne abbiamo già discusso, la sostanziale, diciamo, non solo quello che sottolineava Alessio Gagliardi, cioè la mancanza di rito, ma proprio la mancanza di organizzazione. Si decide appunto nel dettato della legge che bisogna fare tutta una serie di iniziative pubbliche, e la scuola è luogo privilegiato di queste iniziative, ma poi nell'attuazione del dettato normativo e poi nello sviluppo delle pratiche commemorative non vediamo uno sforzo di direzione, di guida dall'alto. E quindi quello che ci restituisce, il quadro che ci restituisce Guri Schwarz è una miriade di attività dal basso, di cui ovviamente si possono cogliere anche gli aspetti positivi. A me pare, diciamo, per entrare subito anche nel giudizio, è che il quadro che emerge è un quadro chiaroscuro. Anch'io posso riconoscere degli elementi positivi, no? Come ha fatto anche chi mi ha preceduto, cioè di iniziative ben fatte, ben costruite da parte di insegnanti preparati e motivati, ma noi, diciamo, nella massa delle attività noi vediamo anche cose, interventi, incontri, attività che funzionano, non funzionano e a volte sono anche controproducenti. Se non c'è una guida, una riflessione dall'alto, poi si lascia anche un po' alla casualità di chi si fa
promotore. L'altro aspetto che è già stato sottolineato è quello del ruolo, appunto, la centralità del ruolo della scuola, che è luogo di promozione delle attività del giorno della memoria, e allo stesso tempo il ruolo dei media, appunto, come diciamo attori di costruzione del discorso pubblico. Qui si inserisce questo dato interessante e su cui appunto mi piacerebbe sentire Guri Schwarz, sul fatto che la scuola, vediamo se si può interpretare così, le scuole scelgono come agenzie formative privilegiate proprio la rete degli istituti. Sembrerebbe questo, no? E quindi ovviamente da questo punto di vista è innegabile che gli istituti, mi sembra che sia anche questo, io ho visto i risultati, no? Già ne avevo anche discusso tempo fa con Elisabetta Ruffilli, credo che questo sia uno studio, un'analisi che l'Istituto Nazionale dovrebbe, diciamo, portare avanti e promuovere, vedere in qualche modo quali sono state. Io ho visto del materiale grigio dopo qualche anno, è interessante provare a mettere e a continuare, diciamo, quelle analisi che solo in modo parziale ha potuto fare Schwarz per il suo contributo, no? Quali sono le iniziative, quali i luoghi, quali i linguaggi, no? Su cui diceva, quale appunto i media sono stati scelti per questo tipo di attività e queste celebrazioni. Poi c'è un altro punto, un altro aspetto che a me sembra centrale su questo ritorno e su questo risollecito Guri, perché credo che nella discussione, diciamo, insieme di queste quattro date, credo che abbia un ruolo importante, è come dire, il ruolo di modello che ha il giorno della memoria. Non si può parlare, o comunque forse è poco utile parlare di concorrenza, ma certamente il giorno della memoria, ma non solo in Italia, ha un ruolo di modello che andrebbe in qualche modo messo a tema. E c'è un altro passaggio, diciamo, della riflessione e anche della discussione che si può fare su questo tema, è il fatto che ormai parlare di Shoah significa a volte e spesso parlare d'altro. No? E qui riprendo un passaggio di Guri quando dice che appunto parlare di Shoah vuol dire essere, oppure diciamo commemorare, riflettere sulla Shoah, vuol dire porsi sempre più lontano dal processo storico che conduce allo sterminio di gran parte dell'ebraismo europeo, serve per parlare d'altro, allo stesso tempo continua a rappresentare un modello. A me sembra che sia questo un nodo che sia utile, diciamo, su cui sia utile tornare proprio per comprendere le relazioni tra giorni. Sulla questione delle pietre d'inciampo sarebbe interessante aprire anche qui la riflessione, perché sinceramente anch'io ne vedo, perché ho seguito, e penso ciascuno di noi che vive in un centro urbano ha, io credo una cosa che ha detto, credo che sia molto importante una cosa che ha detto Guri, che ha detto Guido Krains, la questione del rispetto e del vedere il dolore delle vittime, delle famiglie. Le pietre d'inciampo sono un momento importante per le famiglie. Non sono sicura che le pietre d'inciampo siano diventate uno strumento di costruzione di memoria collettiva. Io ora non posso soffermarmi perché mi voglio prendere altri 5 minuti per parlare degli altri 3 saggi e poi lasciare lo spazio agli altri, ma se si osservano i commenti, in questi giorni io abito a Firenze, ci sono state una serie di commemorazioni, di pose, di pietre, ci sono dei commenti sui social che fanno abbastanza rabbrividire sulle pietre d'inciampo, il che vuol dire che non è stato spiegato in modo chiaro, non c'è stata una mediazione, una comunicazione di che cosa siano queste pietre. Su questo però sono d'accordo che le pietre d'inciampo oggi rappresentano uno strumento,
per vari motivi uno strumento privilegiato, no, di commemorazione nel giorno della memoria. Pochissime altre notazioni sugli altri contributi, perché credo sia utile, diciamo, sollecitare un giro, no, dei nostri colleghi, no, degli studiosi che hanno scritto i saggi, che appunto specialisti di, e che, diciamo, hanno, penso possano dare un attraverso le loro risposte, i loro commenti, possono dare il principale contributo a questa discussione. Mi soffermo sul bell'articolo di Tullia Catalán. E la prima è un articolo, anche questo, molto molto ricco. Ho imparato alcune cose che non sapevo. Il primo elemento che mi ha colpito, che ho visto qui tematizzato, perché poi si fanno delle letture, si assistono a delle cose, però poi vedendole sistematizzate si capiscono meglio, questa divergenza tra, diciamo, un percorso di costruzione nazionale a livello memoriale sul giorno del ricordo a livello nazionale, fatto anche dall'alto, no? Non torno sulle cose che sono state dette, molto molto pertinenti, la visita, appunto, il presidente italiano, il presidente sloveno, è stato il momento simbolo molto importante, sono richiamati altri atti simbolici essenziali, e quindi, come dire, a livello nazionale c'è una costruzione dall'alto, però quello che colpisce è come invece la memoria locale, e Tullia ci dà un contributo molto importante, perché ricostruisce cosa succede invece a Trieste e nell'area, appunto, della Venezia Giulia, che va in tutt'altra direzione. Lei, appunto, da questo punto di vista, il ricorso invece al modello della Shoah e al linguaggio, appunto, del nazismo, no, riferito al nazismo, è certamente, invece, lo si ritrova, no? Lei sottolinea anche qui, come si sottolinea spesso anche per il caso del giorno della memoria, un vuoto sulle responsabilità italiane, e ci dice, appunto, che il 10 febbraio è una ricorrenza spesso foriera di polemiche politiche, sconta un lungo periodo di strumentalizzazione ideologica, contrapposizione destra e sinistra, sconti etnico-nazionali. Quello che ho trovato interessante, diciamo, in questo saggio, come nel saggio di Carlo, è la capacità degli autori di darci anche e di proporci quelli che ritengono dei correttivi, no, a questa distorsione della memoria. E Tullia, secondo, dice e lo fa anche attraverso l'analisi, no, di questa letteratura, ci sottolinea come uno sguardo esterno della storiografia internazionale può aiutare, no, a uscire da questa dimensione, direi, italo-italiana, anche se non è, come dire, tutta locale, no? Tutta, non è nemmeno italo-italiana l'espressione, ma certamente tutta locale. Ci invita a pensare queste vicende nel lungo periodo, nella storia del lungo periodo di questa area di confine, e anche di inserire, diciamo, queste vicende, come sta facendo, come fa in parte la storiografia internazionale, su il fenomeno più il fenomeno europeo degli spostamenti di popolazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'altro aspetto che ho trovato interessante, che, diciamo, ho ritrovato, diciamo, tematizzato e sistematizzato, è come il 1920 ha rappresentato in ambito locale. Valeria, dovresti concludere. Sì, sì, infatti dico solo due parole. Valeria, hai 2 minuti di tempo ancora. Sì, sì. Sì. Quindi vado a fare le domande agli altri. Come in ambito locale,
la costruzione memoriale, no? La memoria in ambito locale è entrata in crisi e soprattutto nella messa in discussione degli storici. Vado rapidissimamente, prendo un minuto per gli altri due contributi, per dire che anche appunto il contributo di Carlo Greppi, che ricostruisce in una periodizzazione molto ampia costruzione, diciamo, del giorno del 25 aprile, prova a dare anche, datemi il minuto per leggere un passo di questa, è proprio una frase, ci dice Carlo Greppi, diciamo che secondo me, che sintetizza a mio avviso il problema del 25 aprile, il problema che lui esplicita sul 25 aprile. L'impressione è che fino a quando non verrà ritarata nello spazio pubblico l'immagine del regime e della sua natura, del regime fascista e della sua natura, per dirla senza circonlocuzioni, di crimine al potere capace di costruire uno strabiliante, ancorché discusso consenso, la festa della liberazione sarà sempre più un'occasione di conflitto generalizzato all'insegno di luoghi comuni svincolati dalle acquisizioni storiografiche. Quindi il primo problema è questo scollamento. D'altra parte, Greppi, vado a chiudere su questo, ci dice che ci sono, diciamo, la storiografia ci offre degli spunti di riarticolazione e di rivitalizzazione, no, di questa data simbolica, a partire dalla necessità di recuperare la traiettoria di figure di antifascisti, no, su questo parre, su quell'istituto molto lavorato, l'idea di parlare di qualcosa che sta diventando sempre sempre più un tabù, cioè quello della violenza, la violenza giusta, no? Ci dice Carlo Greppi. Cioè, si parla molto di resistenza civile, però si parla meno di quel tema che lui definisce la moralità della violenza, no? E parlando di questo sarebbe l'occasione, la possibilità di sottrarsi poi a tutta una serie di accuse strumentali. E l'altra, è già stata detta, la dimensione europea e internazionalista della resistenza. Greppi poi individua, siamo anche qui in un momento di svolta, perché individua la crisi sanitaria del 20, no, come un momento di passaggio. Non ricordavo la frase di Salustri, che ci diceva che ringraziava il Covid perché così si evitavano, no? Di averci liberato dalla retorica del 25 aprile, ma certamente appunto dal ruolo e dall'intervento di Salvini del 19 qualcosa può essere cambiato, e questa la sottopongo come la trasformo in una domanda. Su Maurizio Ridolfi lui ha scritto, sono d'accordo, un bellissimo pezzo per una storia, no, del sentimento repubblicano, per inserire il calendario civile, e diciamo non mi dilungo sul progetto perché anch'io sono stata un membro di questo gruppo di ricerca, ho lavorato sotto la guida di Maurizio Ridolfi in questo bel progetto sul 2 giugno, e credo che questo, quello che tematizza, diciamo, Maurizio Ridolfi nel suo contributo è ancora una volta una riflessione sul ruolo degli storici, perché attraverso i risultati di queste ricerche, che poi che sono più volumi ma certamente non esauriscono, diciamo, tutti i temi e tutti gli aspetti anche nuovi che sono stati dissodati e presentati ai lettori, e con un'attenzione alla dimensione pubblica, no, di storia pubblica, mi sembra che l'invito di Maurizio Ridolfi è quello di ripensare, no, di provare a pensare a una celebrazione, no, del 2 giugno, che sia sulla scia, diciamo, dell'intervento dall'alto della Presidenza della Repubblica, ma che parta anche dal basso, su iniziativa appunto, su iniziativa anche degli storici. E chiudo dicendo appunto, Maurizio ricorda, il 2 giugno ha una sua ricca storia, ma deve tornare a parlare al presente, diventando parte integrante di una storia pubblica capace di incontrare e suscitare passioni civili e culturali. E qui appunto Ridolfi parla proprio di una sfida
politico-culturale, che anche questa mi sembra degna di essere discussa e presa in considerazione. Grazie, scusatemi se mi sono dilungata. Grazie, grazie Valeria, scusa per l'interruzione, ma il tempo è tiranno. Do subito la parola a Filippo, che è il curatore del fascicolo, per il suo intervento. Sì, grazie Paolo, ma grazie a tutti perché veramente avete osservato, analizzato con grande attenzione questo fascicolo, ponendo molte questioni. Molte questioni che vanno soprattutto direttamente ai quattro autori. Io ho fatto un po' il direttore d'orchestra, ho fatto un'introduzione, certo una riflessione introduttiva, ma quindi vorrei poi lasciare adeguato spazio agli autori. Mi limito solo a ricordare un po' come era nata l'idea di organizzare dapprima il seminario appunto a Milano del 19, da cui è nato poi questo monografico. L'idea appunto nasce dalla constatazione della proliferazione di nuove date del calendario civile. Date che riguardano, sì, è stato accennato, soprattutto vittime, ma è interessante che riguardano avvenimenti della Repubblica, potremmo chiamarle guerre, fra virgolette, interne ed esterne della Repubblica, le vittime della mafia, le vittime del terrorismo, le vittime civili e militari delle operazioni multinazionali. Nonostante questa proliferazione di tante date, e Paolo ha usato un'espressione sì, calzante, no? Bulimia del ricordo. Beh, sottolineo che le 10 date che ho indicato erano solo un esempio, ce ne sono molte di più, quindi questa bulimia del ricordo è ancora maggiore. Però ecco, hanno un senso. Se vogliamo, il Parlamento italiano, le istituzioni italiane provano a definire una memoria della Repubblica che guardi anche a esperienze importanti, fondamentali, nodi della Repubblica oltre, no, la Seconda Guerra Mondiale. E però, come è stato notato, il baricentro di questa memoria del calendario civile resta ancorato agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Non a caso noi abbiamo scelto due date del nuovo calendario civile, il 27 gennaio, giorno della memoria, e il 10 febbraio, appunto, giorno del ricordo, che nel novero delle tante nuove date, solennità civili, giornate celebrative introdotte dal Parlamento, sono quelle che hanno un maggior peso, indubbiamente, no? Nella società italiana, a livello istituzionale, a livello sociale. E allora ci è interessato fare una riflessione su come queste nuove date, che hanno avuto, per capirsi, successo, hanno interagito, hanno condizionato date tradizionali, le feste nazionali, date appunto il 25 aprile e il 2 giugno. E quindi sì, l'attenzione sulle interrelazioni era centrale, ecco, nel progetto di questo incontro che poi è sfociato in questo numero monografico. Poi naturalmente siamo interessati anche alle altre date, anche quelle mancanti, come ha detto Alessio, quindi Alessio, noi ci riproporremo a Italia Contemporanea, ci dovrai frenare. No, ma hai assolutamente ragione. E faccio solo un'osservazione proprio, ci sarebbero molte cose da dire, insomma un po' l'ho detto anche nell'introduzione, sulle relazioni fra queste quattro date. Le due date nuove, del nuovo calendario civile, ormai vecchie perché hanno 20 anni, una ne ha 20, una ne ha 15, cioè la giornata della memoria e la giornata del ricordo, ebbene hanno una caratteristica rispetto al 2 giugno e al 25 aprile, è stato notato, cioè non hanno un rito ancora, non hanno un luogo istituzionale, non hanno una dimensione istituzionale, ma hanno una strabordante, potentissima dimensione massmediale e la scuola, no? Il ruolo dei mass media e della scuola. Che manca o è stato perso per quanto riguarda il 25 aprile e il 2 giugno? Primo perché le scuole sono chiuse per il 25 aprile e per il 2 giugno e poi perché a livello anche di mass media, di memoria culturale diffusa, no, non c'è questa attenzione, non c'è stata, è caduta al cinema, letteratura, sì qualcosa c'è ma è incommensurabile, diciamo, la potenza di fuoco della memoria della Shoah rispetto al 25 aprile e al 2 giugno. Quindi questo è un problema. Problema è una questione su cui appunto abbiamo invitato tutti a una riflessione.
L'altro aspetto, questo è stato richiamato sia da Paolo sia da Guido, secondo me è molto importante, che riguarda anche noi storici, cioè il rapporto fra appunto fra storia e memoria. Nel senso, Guido ha detto una cosa molto, molto importante, io sono d'accordo, parlando in positivo degli effetti, credo il ragionamento valeva sia per il 27 gennaio che per il 10 febbraio, no? La scuola coinvolta in prima persona e i docenti che devono guidare, ecco la frase, guidare il passaggio dalla memoria alla storia. Il problema è se questo passaggio, se questa funzione dei docenti è stata svolta, viene svolta oppure no. Perché quella giornata nuova che è stata introdotta il 31 ottobre scorso, che ha ricordato Paolo all'inizio, la giornata nazionale Giovani e Memoria, mi sarebbe piaciuto magari, no, wishful thinking, che fosse stata invece definita Giovani e Storia, ma credo che nessuno al Ministero, nessuno in Parlamento gli sarebbe mai venuto in mente di proporre una giornata Giovani e Storia, perché avrebbe avuto paura di far scappare i giovani, mentre Giovani e Memoria, diciamo, è stata, credo, votata da tutti. Ecco, però c'è, resta un po', secondo me, la questione, il problema, se volete, parlando come storici, di quanto davvero queste giornate memoriali possano innescare un rapporto positivo con la storia, una maggiore conoscenza storica, un desiderio di approfondire appunto questioni complesse. Io mi fermo qui perché ci tengo a ascoltare gli autori che hanno ricevuto molte sollecitazioni e quindi ringrazio di nuovo tutti e adesso mi metto in ascolto. Grazie. Grazie Filippo. Allora direi di dare la parola agli autori presenti. 5 minuti a testa, non di più. Mi dispiace, le sollecitazioni sono state molte, ma già così sforiamo rispetto all'orario di chiusura. Direi nell'ordine di pubblicazione dei contributi. Quindi prima Guri Schwarz per quanto riguarda la giornata della memoria. Guri. Bene. Buonasera, è un piacere essere qui. Cercherò di essere telegrafico e proverò quanto possibile a rispondere. E sulla prima questione sollevata da Guido Krainz, no, sul ruolo dello Stato, chi organizza, come, io non so se sia un bene o un male, mi limito a registrare un dato. Dei paesi europei che introducono queste nuove ricorrenze, l'Italia è quella che si preoccupa di meno della gestione pratica della ricorrenza. Nel caso francese lo Stato è molto chiaro, delibera che c'è un rituale che si svolge al centro, a Parigi, e che si svolge nelle periferie con le prefetture, definisce chiaramente qual è quel rituale e poi finanzia un'istituzione che è deputata alla gestione del Memorial della Shoah, alla gestione della memoria, alla conservazione degli archivi materiali, al finanziamento di borse di studio, di attività di ricerca e di attività di formazione degli insegnanti. In Gran Bretagna si crea il Holocaust Memorial Day Trust, che è una charity, quindi una fondazione, diremmo, secondo, diciamo, il nostro linguaggio, il nostro codice, che è fondata, creata dallo Stato, finanziata dallo Stato, che dà delle direttive, che poi a sua volta è un ombrello in cui convergono tanti elementi, tanti soggetti, con istanze diverse. Ma c'è una direttiva su come si gestisce e c'è, soprattutto nei primi anni, un grande rituale pubblico. La prima celebrazione del Giorno della Memoria in Gran Bretagna avviene in diretta televisiva con la BBC, con la presenza cardine del presidente e del primo ministro Tony Blair, con un rituale pubblico col passaggio del testimone, della torcia, della fiaccola della memoria. E l'ultimo momento del passaggio è una sopravvissuta che passa la fiaccola a una bambina kosovara. Il significato politico simbolico è molto chiaro, a me non interessa se sia un bene o un male quella scelta simbolica, ma c'è lo Stato, e c'è lo Stato anche come soggetto finanziatore di attività formative per gli insegnanti che devono fare didattica, devono ricevere gli strumenti per farla. In Italia nessuno si preoccupa di formarli gli insegnanti, a cui di colpo viene dato un nuovo compito. Se noi consideriamo come erano fatti i manuali scolastici italiani fino alla fine degli anni 90, la Shoah praticamente non c'è, o c'è un piccolo spazio. Poi di colpo ottiene molto più spazio nei manuali,
ma la formazione di quegli insegnanti è stata fatta molti anni prima in un sistema universitario in cui di quei temi sostanzialmente non si parlava. Lo Stato non se ne preoccupa. Qualcosa fanno meritoriamente gli istituti storici della Resistenza, ma parliamoci chiaro, le grandi istituzioni che si occupano della formazione dei nostri insegnanti non sono istituzioni italiane. Sono l'IAD de Vashem e il Memorial della Shoah. Sono quelle che investono di più e che formano negli anni più insegnanti italiani, che vengono portati a Gerusalemme o a Parigi a formarsi. Ha senso? Non lo so. Secondo me è perlomeno curioso e problematico. Per quanto riguarda le pietre d'inciampo, io le trovo un fenomeno estremamente interessante. Le ho menzionate brevemente, anche perché non sono un fenomeno strettamente legato al giorno della memoria. Attenzione, le pietre d'inciampo nascono nel 92, sono molto più vecchie del giorno della memoria. E se nell'economia di un saggio che doveva fare una cosa che così in Italia non era mai stata fatta, in altri paesi era stata fatta, perché da noi si era studiata, e qui poi adesso chiudo rapidamente, si era studiata la nascita della legge, gli usi politici di quella ricorrenza, ma non come funzionava operativamente la ricorrenza. E se dovesse dire quanto pesano le pietre d'inciampo, sì, certo, ci sono, ma io tenderei a condividere l'osservazione che faceva Valeria Galini. Pesano molto più tanti elementi, tanti contenuti della cultura di massa. C'è stato per esempio questo straordinario prodotto che si chiamava Eva Stories su Instagram qualche anno fa, che in pochi giorni ha avuto milioni e milioni di visualizzazioni, e l'impatto, soprattutto se parliamo di giovani, è infinitamente superiore del rituale delle pietre d'inciampo, che è un rituale istituzionale, che sì, è significativo per le famiglie, non so quanto abbia quella forza di penetrazione che hanno altri elementi della cultura di massa. Una battuta finale sulla questione del modello che sollevava Valeria, e quindi anche su poi le connessioni, e poi qui passo la palla a Tullia, con altre memorie, con ibridazioni. È abbastanza evidente, se uno guarda proprio la struttura dei testi normativi, che poi quel testo viene preso a modello, a partire dal riferimento all'obbligo di attività formative nelle scuole, ma non è soltanto quello. Ed è chiaro che la Shoah è diventata un paradigma, la cartina di tornasole del nostro orizzonte morale, un paradigma dell'orrore, tante cose, ma fa parte di un processo di trasformazione del nostro immaginario che dura da decenni, è molto più vecchio questo processo del giorno della memoria. E inevitabilmente questo implica anche, nel momento in cui la memoria è viva e non è sottoteca, implica distorsioni, stravolgimenti, implica anche che quella memoria sia violata. Paradossalmente l'effetto del successo di quella memoria sono le sue strumentalizzazioni, la misura del successo di quella memoria sono le sue strumentalizzazioni. E qui direi che chiudo. Grazie. Grazie Guri. Tullia. Allora, intanto grazie per questa bella discussione, dove mi limiterò a dire alcune cose, anche perché non voglio portar via tempo poi agli altri due colleghi. E ringrazio sia tutti voi, insomma, per le vostre osservazioni. Io, anche sentendo Guri ora, penso che il lavoro che in parte ha fatto Guri, che ha tentato di mettere un po' le mani all'interno di quella che è il mondo della scuola, della didattica della scuola, forse questo lavoro andrebbe fatto anche per capire bene cosa resta del giorno del ricordo, dove anche tutti gli istituti, come sappiamo, si sono impegnati e si stanno impegnando. L'Istituto di Trieste, ad esempio, in questo, e non penso di sbagliarmi, addirittura abbiamo un impegno rovesciato e ben più in presente nel giorno del ricordo rispetto al giorno della memoria, perché siamo un po' epicentro da questo punto di vista, e quindi i colleghi e le colleghe sono che girano come trottole di qua e di là. Allora, cosa dire del giorno del ricordo? È giusto quello che sottolinea Krainz e che io ho tentato di sottolineare anche nel mio saggio, sul fatto che ci troviamo oggi di fronte a una sorta di divaricazione delle modalità tra centro e periferia, se possiamo definirlo, di come celebrare questa giornata, perché vediamo che dal punto di vista delle alte cariche istituzionali dello Stato c'è molta sensibilità e c'è uno sguardo transnazionale, che è uno degli elementi che io ho tentato di mettere in luce,
e ve lo dico subito, non più tardi di 2 giorni fa, per esempio, ed è un dato importantissimo per la comunità slovena locale, il monumento ai fucilati di Basovizza, fonte foriera, guardate, non vi dico di quanto dibattito, è stato tutelato come monumento nazionale dalla legge italiana, no? Quindi è un momento veramente importante. C'è la foto dei due presidenti davanti alla Foiba e davanti a questo monumento. E quindi abbiamo, dal punto di vista delle politiche della Repubblica centrali, un andare avanti, ma il problema è cosa succede in quest'area dell'Alto Adriatico, che invece potrebbe offrirci una maggiore collaborazione anche per andare più addentro a queste tematiche, in un rapporto anche con scuole e istituti di ricerca, per non far solo ricerca, ma per fare anche divulgazione, alta divulgazione. Allora, su questo bisognerebbe, secondo me, ancora oggi spingere di più. Il ruolo delle associazioni. Il ruolo delle associazioni, a mio avviso, è un ruolo molto complesso. E sono d'accordo in tutto il primo periodo, ma questo Pupo lo ha già scritto tanto tempo fa, in un saggio del 2016 se non erro, no? Dove faceva il primo bilancio, o del 2015, non mi ricordo la data esatta, comunque lo cito nel saggio, e dove metteva in luce proprio questo rapporto molto proficuo di collaborazione con le associazioni, diciamo, di tutte degli istriani, giuliani, dalmati. Il problema è che non tutte le associazioni ora sono su quel filone di collaborazione, lo abbiamo visto proprio negli ultimi 2 anni. Penso che come storici dovremmo tentare di capire qual è stato il momento di rottura, cosa sta succedendo, 1. 2, forse anche un'analisi, guardate, io ho tentato per esempio per questo saggio di cercare più informazioni sul ruolo di tutto questo associazionismo, no? Ma anche un ruolo fattivo per la memoria, e non ho trovato pochissimo, quasi niente. Quindi penso che anche qui si aprano, anche su questi temi, importanti filoni futuri per chi vorrà di ricerca. E poi c'è la lunga storia di questo territorio che va contestualizzata, su questo mi pare di capire che siamo tutti d'accordo, e va forse vista da un'angolazione, e su questo io sono molto convinta, che non debba essere esclusivamente una prospettiva nazionale. Perché se facciamo così, facciamo un errore a mio avviso, cioè non teniamo conto dei 2 grandi razzismi che in quest'area si sono sostanzialmente intrecciati, ed è l'antislavismo e l'antisemitismo. E che vengono fatti, diciamo, vengono perpetrati su questo territorio, ma già dalla fine dell'Ottocento abbiamo forme di antisemitismo completamente diverse rispetto al resto dell'Italia. L'antisemitismo politico qui crea un linguaggio che poi ritroveremo, e anche l'antislavismo. Ecco, e se non capiamo questo, penso che è molto difficile capire anche cosa succede durante il periodo dell'occupazione nazista e con Lotti, Niccoli, tutti loro scrissero. Se noi leggiamo i bollettini degli anni 70, guardate, li ho ripresi in mano proprio per fare la scheda per Collotti, che esce tra un po' proprio per Italia Contemporanea sul processo della Risiera, e guardate, ho perso giorni e giorni ultimamente rileggendo messaggi di Sal, cioè sapete quelle cose che non si riprendono mai in mano, ma che poi fa sempre bene riprendere in mano. Perché lì alcune cose venivano, ad esempio, proprio da Collotti, ma anche dallo stesso Rino Salla, già sottolineate, e che ci aiutavano un po' a capire, diciamo, tutto quello che è successo in quest'area. Allora io penso che bisogna andare avanti in questo modo, cioè lavorando molto con le scuole, ma anche tentando di avere un feedback. Su questo sono d'accordo con Valeria. Questo secondo me va sia per quanto riguarda giornate della memoria, sia per quanto riguarda la giornata del ricordo, e capire cosa resta, no? Cioè, se stiamo veramente facendo quello che viene, io penso di sì, ma se stiamo facendo un buon lavoro, o forse se dobbiamo anche cambiare un po' i nostri strumenti di intervento da questo punto di vista. Ultimissima cosa, la questione dello sguardo esterno. Io ci tenevo molto a inserire questa parte,
perché mi sembra che talvolta degli studi, seppur mirabili, di tutta quest'area siano molto un po' pecchino un po' di autoreferenzialità, ma non in senso negativo del termine, ma che ci sia uno scarso confronto con quello che è uno sguardo esterno, uno sguardo di una persona che non vive in questo territorio, che magari si è misurata con analoghi problemi di carattere storico naturalmente in altre regioni, ma anche con un approccio, permettetemi, interdisciplinare. Io dagli antropologi ad esempio ho imparato molto per quanto riguarda questo nostro territorio, e allora lo sguardo esterno personalmente mi ha posta di fronte proprio in maniera molto, molto chiara alle complessità dei linguaggi, anche delle narrazioni, cioè come vengono raccontate. Non parlo naturalmente da tutto il gruppo degli amici e colleghi e colleghe dell'Istituto della Resistenza di Trieste, che sono anni che lavorano, ma parlo poi di come tutto questo viene poi divulgato, ecco, cioè è anche la divulgazione, e gli storici, soprattutto quelli anche stranieri, hanno molto lavorato anche sulla rappresentazione museale, ad esempio, sulle contrapposizioni, per esempio, tra la Risiera, tra il Museo della Risiera e il Museo delle Foibe. Ecco, forse anche queste sono strade che a mio avviso, per capirne di più, proprio anche in un'ottica che non sia esclusivamente nazionale o locale, dovremmo andare in questa direzione. Quindi sono d'accordo con Valeria da questo punto di vista. Io mi chiuderei qua, perché altrimenti non ce la facciamo. Grazie, grazie. Approfitto del tuo intervento per ricordare che il 5 febbraio a Trieste e il 10 febbraio noi come Istituto Parri presenteremo la nuova mostra virtuale dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Attività Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, che ha il titolo Il confine più lungo, dai conflitti alla riconciliazione sulla frontiera adriatica. E naturalmente si può seguire tutte e due le presentazioni a distanza, quindi anche un annuncio, un invito, poi metteremo però sui nostri siti le modalità di partecipazione. Carlo. Sì, grazie Paolo, vado anch'io rapidissimo perché vedo che siamo agli sgoccioli e mi attacco volentieri a quanto diceva Tullia. Scusate se parto con una premessa ovvia, però penso che sia necessario, immaginando che ci siano anche dei docenti e delle docenti che ci ascoltano, cioè il fatto che questa discussione sul calendario civile, in generale sulla memoria pubblica, è strettamente intrecciato ovviamente con l'acquisizione della storiografia che chi più chi meno tra i presenti conosciamo, ma con quella che è stata definita alta divulgazione mi ritrovo perfettamente. Io a volte utilizzo anche l'espressione buon uso pubblico della storia, e poi Filippo ha sottolineato molto opportunamente, credo, la dimensione e mediatica e scolastica del calendario civile. Inizio con un'ulteriore ovvietà: giorno della memoria e giorno del ricordo, come tutti sappiamo, sono attaccati nel calendario stricto sensu, e dunque anche laddove ci fossero le migliori intenzioni di questo mondo, un lavorio costante e profondo, questo favorisce parecchio l'equiparazione agli occhi di uno studente che magari ne viene solo sfiorato. Tutto questo per dire che il nostro lavoro non deve essere, a mio modo di vedere, solo un lavoro analitico, ma che volenti o nolenti noi siamo in pieno in questa bagarre, noi siamo in pieno attori di questa sfida della memoria pubblica che si costruisce intorno al calendario civile. E il nazionale in questo è stato e sarà sempre un attore cruciale. Io chiudo il mio saggio facendo riferimento a quello che trovo che sia stata una sfida coraggiosa e secondo me vinta, poi il tempo ci dirà, che è appunto la celebrazione virtuale, forzatamente quella in epoca Covid del 2020. E faccio due osservazioni, riprendendo velocissimamente appunto alcune sollecitazioni. Una, diciamo, Costruens è rapida perché Costruens è sempre facile, e l'altra Destruens.
Quella Coswell è legata all'osservazione di Kainz, che condivido appieno sull'opportunità, sulla necessità di iniziare a parlare di resistenza in termini europei e non solo, ripeto, a livello della ricerca, ma a livello di un uso pubblico anche piuttosto arrembante, perché Valeria parlava di correttivi e di una dimensione che, con parole mie, definisco ombelicale di molta della nostra memoria pubblica, che spesso è schiacciata su se stessa anche per questa ragione. Forse sarebbe il caso di accorciare qui parecchio le distanze tra lo stato dell'arte, della ricerca e come se ne parla nel senso comune, nel discorso pubblico. La pars gestures invece riparte da quelle osservazioni, in effetti piuttosto folgoranti per me almeno, di Filippo sulla assimilabilità dello stato di salute della nostra memoria pubblica non con quello dell'Europa occidentale, ma con quello appunto dell'Europa centro-orientale e in generale dei paesi, chiamiamoli democrature o democrazie illiberali, ma insomma quel genere di torsione che abbiamo visto negli ultimi anni. Con ovviamente anche alleanze solidissime a livello politico, almeno di facciata, chiamiamola internazionale nazionalista come più ci piace. Io credo che queste osservazioni di Filippo vadano discusse anche pubblicamente, dico a partire da questa considerazione, ovviamente noi siamo professionisti del passato e non del futuro, però chiaramente una proiezione terrificante che a me sollecita questo genere di riflessioni è che in Italia possa capitare un domani di ritrovarsi con un istituto di memoria nazionale sul modello di quelli che insomma che riscrivono la storia in Ungheria, in Polonia, in Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Ucraina, in Russia. E ovviamente è uno scenario al momento fantascientifico perché questa cosa non è successa, Kainz non è così sicuro. Infatti, lo dico provocatoriamente: se vediamo le vicende del Friuli Venezia Giulia o del Veneto, un domani una proiezione su scala nazionale di quelle dinamiche potrebbe tranquillamente portare a un esito di questo tipo. E vado veramente a chiudere perché sono le 7:32. Io anche penso che tendenzialmente le leggi memoriali abbiano un effetto positivo sulla società in linea molto generale, appunto poi corrispondono in toto con la mia carriera, diciamo, di giovane adulto e poi professionale, per cui ci sono vissuto immerso dentro e non ho neanche le coordinate, non riesco a percepire, sto studiando per immaginare come dire, un intervento culturale in assenza di giornate memoriali. Condivido il timore, anche alla luce di queste considerazioni destruens, che se fossero più precise sul modello citato appunto della Francia o della Gran Bretagna, potrebbero ge generare situazioni alquanto rischiose. Invece il fatto che siano così blande, così generiche, probabilmente favoriscono anche una pluralità di esperienze che, tra le quali ce ne sono sicuramente di positive, e purtroppo non condivido affatto il giudizio sul giorno del ricordo che è stato espresso da più persone, nel senso che, grazie Tullia, che l'hai detto meglio di come saprei dirlo io, se è scritta come è scritta quella legge, cioè ombelicale, nazionale, con il tanfo di nazionalismo che si sente a chilometri di distanza. Questa data, e se non è collocata nel più ampio contesto, insomma, di medio-lungo periodo, se non tiene conto delle sofferenze inflitte a milioni di altre persone, non può altro che essere, almeno questa è la mia visione, quella che l'amico collega Enrico Betti denuncia come giornata della memoria fascista, o almeno ampiamente rivendicata da sempre dalla destra neofascista e con particolare vigore negli ultimi anni, anzi ormai negli ultimi quasi 2 decenni, chiamiamola, ognuno dia il nome che vuole a queste due estreme destre con le quali conviviamo. Non so se c'è un correttivo in questa direzione, probabilmente anche bene che rimanga il cantiere aperto, come aperto è da oltre 15 anni, però credo anch'io che sia un bene che gli istituti cerchino di presidiare anche questa data che ha questa terrificante vicinanza con il giorno della memoria che è tra 3 giorni. Grazie
Per cui grazie per il confronto e scusate se sono andato rapido, ma stavamo veramente per chiudere. Grazie Carlo. E ora Maurizio. Sì, grazie. Io sono l'ultimo, quindi non ho più niente da dire perché avete ovviamente Non ci detto. credo, dai. No, no, ma è vero, avete detto tutto voi. Io invece però voglio rimarcare la bontà di questa iniziativa che già corsi dai lavori del seminario a Milano, quindi grazie insomma, a chi lo ha organizzato, credo in particolare Filippo, ma insomma Paolo, tutti voi. E già allora a Milano dissi quello che torno a ribadire, anche dopo avervi ascoltato, con grande interesse, davvero. Noi abbiamo la necessità di affrontare questo tema del calendario civile sempre in modo sistematico. Non c'è una data, c'è un insieme di date e ci sono calendari civili in Italia, in Francia, in Germania che mutano in ragione delle diverse fasi storiche, delle analogie, dei rimbalzi politico-culturali che di volta in volta influiscono. Io per dirvi, da un po' di anni, anche per un'esperienza che ho fatto a Roma 3 in un dipartimento di scienza della formazione, lavoro abitualmente sul calendario civile di Portelli e adesso sul calendario civile europeo di Guido e di Bolassi. E devo dire ai ragazzi all'università, se altri colleghi hanno fatto questa esperienza o la stanno facendo, reagiscono in un modo positivissimo, cioè hanno proprio voglia di entrare dentro questo meccanismo storico e memoriale allo stesso tempo. È una sfida rispetto alla quale, secondo me, per il mestiere che facciamo non ci possiamo e non ci dobbiamo sottrarre. Sono rientrato a Viterbo da 2 mesi, da 3 mesi, e la prima cosa che ho fatto è mettere in piedi un laboratorio di public history. Ce ne sono altri 2 o 3 in Italia, attivi, che lavorano bene. Conosco quello di Cagliari molto, molto bene, ce ne sono anche altri, ma mi fermo qui. Conosco quello di Venezia, ma ripeto, ce ne sono anche altri. Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo avere anche nella promozione dei nostri linguaggi, linguaggi storici, un'attenzione larga. Come sapete, io mi occupo di storia della Repubblica e da un po' di anni anche del ruolo dei presidenti dentro questa dimensione repubblicana, ma non può bastare, è utile e necessario farlo. Lavorando con i colleghi storici dell'educazione, mi sono reso conto di quanto sia importante che noi rimettiamo le nostre teste dentro l'organizzazione scolastica e universitaria. Fin dal dopoguerra, secondo dopoguerra, il problema dell'educazione civica, di come è stata o non è stata utilizzata, di come è ritornata maldestramente ad essere al centro delle attività nelle scuole, ma secondo me in un modo tale che penalizza solo, non favorisce il ruolo della riflessione, della ricerca, della didattica storica. Avere in testa un'idea di linguaggio pubblico della storia vuol dire fare i conti con quello che prima di altri Guido e Giovanni De Luna ci hanno insegnato a fare, che i giovani allievi sia dell'uno sia dell'altro hanno poi fatto, cioè usare e entrare dentro le dinamiche delle fonti audiovisive, il cinema, la canzone, le rappresentazioni, artistiche. Porterò per il 2 giugno viterbese, cioè a Viterbo, uno spettacolo di danza che attraverso le musiche, le immagini, ricostruisce il percorso di conquista del voto femminile il 2 giugno del 46, insomma, la primavera, prima lo sapete, poi il 2 giugno del 46, cioè un linguaggio che sia nuovo anche per quei ragazzi, quegli insegnanti che sono comunque attenti a questa sfida di un calendario civile che ci obbliga a dare risposte insieme di ricerca, perché noi questo mestiere sappiamo fare, insomma, dobbiamo e sappiamo fare, e la necessità di un linguaggio pubblico plurale,
che incontra gli insegnanti e i ragazzi. Io credo che in ogni università ci dovrebbe essere un laboratorio di storia pubblica, chiamiamolo pure l'italiana, senza scomodare le assonanze con le derivazioni anglosassoni di tutta questa vicenda. Allora, da questo punto di vista, ragionare su una festa come quella del 2 giugno, come abbiamo tentato di fare nel progetto che avete generosamente ricordato e ho cercato di compendiare nell'articolo qui per Italia Contemporanea, è necessario. Il 2 giugno non può essere solo il rituale romano con qualche rimbalzo istituzionale dentro le prefetture. All'inizio la festa della Repubblica, nei primi anni, era una festa di popolo, di comunità, con il ballo, le musiche, le danze, le fotografie, le coreografie comunitarie, il senso corale fortissimo di partecipazione che si aveva nelle comunità. Queste storie le dobbiamo far rivivere con i nostri studenti e con gli insegnanti che hanno voglia di lavorare con noi dentro l'università e nelle scuole, e credo che ci siano le possibilità perché ci sia un rilancio forte del 2 giugno, ma come di questo sistema corale e intrecciato e ramificato di date intorno a cui noi ricostruiamo il senso di una nostra storia, una storia tra le diverse generazioni. Ecco, quindi avete fatto bene sia a fare il seminario sia a raccogliere questi materiali sulla rivista. Probabilmente ci sarà bisogno di un supplemento, perché altre date, altri momenti meritano una riflessione, così come è stato fatto per queste quattro date. Grazie a voi. Grazie. Io ringrazio tutti i partecipanti a questo seminario. È chiaramente una tappa intermedia di riflessione, perché la riflessione non finisce qui, ma casomai viene rilanciata, come abbiamo visto, anche da alcune proposte su altre tematiche. Mi sembra sia venuto fuori la ricchezza dei contenuti di questo numero monografico, che quindi vi invito a leggere, anche una dialettica di posizioni tra di noi che non mi scandalizza affatto, è propria della ricerca storica, avere anche idee diverse partendo magari dalle stesse fonti. Ringrazio tutti quanti, ringrazio chi ci ha seguito su Facebook e do appuntamento alle prossime iniziative dell'Istituto Paoli. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. No.